thank you Bene, cari amici vicini e lontani di Telegarda, appassionati di dialetto, spero sempre che seguano questa mia trasmissione appunto intitolata Non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ben ritrovati ancora una volta. Oggi vi accenno a un termine che molti di quelli che mi ascoltano, o pochi di quelli che mi ascoltano, conoscono. Parafrasi. La parafrasi. Che cos'è la parafrasi? È semplicemente la trasposizione in italiano, in italiano di oggi, di un testo del passato. Chi ha studiato, ma ormai tutti studiano, dalle medie alle superiori, ma sia alle medie che alle superiori la parafrasi è un compito molto conosciuto che viene spesso richiesto agli studenti. Oggi vi presento la parafrasi di alcuni testi del telegiornale di Telegarda. Cioè, leggo prima la notizia in italiano, come è stata appunto presentata al telegiornale Telegarda, e poi ve la trasformo in dialetto. È un po' quello che fa Cornelio Galas, l'amico Cornelio Galas, direi da, da, quasi, da quasi è comparsa la busa, questo mensile che... Mi preme farvi notare, fra l'altro per questo numero eh, ci sono delle splendide ragazze in foto, la Busa che è un mensile edito da Fabio Galas, che è anche l'editore di Telegarda. Ecco, su questa Busa tutti i mesi ci sono ben due pagine, una di Mario Matteotti con i suoi racconti scherzosi, burloni, e l'altra pagina di Cornelio Galas, nella quale... Diciamo che in alcuni testi cerca di presentare alcuni sui, suoi pensieri, io dico sempre di carattere filosofico sulla vita, eh, sul modo di vivere, sul futuro, sulla morte, sulla sofferenza, ma poi anche dei testi, come dicevo prima, letterari, però le, testi letterari italiani ma anche stranieri che lui traduce in dialetto. Quindi eh, vi prego, chi ha passione in di dialetto, vada a comperare la Busa, così dà anche il contributo alla Busa ma anche a Telegarda e così può trovare anche queste due pagine che possono aiutare queste persone interessate al dialetto a rafforzare la loro conoscenza o meglio ad introdurle alla conoscenza del dialetto. Detto questo appunto della parafrasi e della parafrasi che fa da mesi sulla Busa Cornelio Galas io oggi vado a leggervi queste notizie tratte, le ho tratte così a caso, dal telegiornale Telegarda del, del periodo trascorso. Dalla comunità di Valle Alto Garda Eledro. La comunità di Valle Alto Garda Eledro intende proseguire la battaglia contro la zanzara tigre in modo coordinato con le sette municipalità della zona, mantenendo invariate le risorse del 2014. Finora i risultati sono stati positivi. Speriamo anche per il futuro. Ecco adesso come l'ho trasformata in dialetto. La comunità della nostra zona la vuol continuare a arghia dos alla zanzara tigre, tutti insieme ed esigual, come è stato fatto per l'ampasa. I bezzi, però, sono sempre quei. Fima des è natut bem, speren che la vaga bem anche an che vei. Ecco, vi faccio notare solo questa parola, i bezzi, questo termine che indica i soldi. Eh? I bezzi però è sempre quei, cioè le spese purtroppo sono sempre maggiori, ma i soldi sono sempre quelli. Secondo testo, questa volta andiamo a DRO. 90 minuti per decidere chi avrà la salvezza e chi sarà condannato alla retrocessione. Questa domenica al campo comunale di oltre alle 15, si sfideranno DRO e Unione Triestina per lo spareggio Playout Serie D. Il presidente droato Loris Angeli è fiducioso, anche se cauto, Afferma che la squadra è al completo, concentrata e serena. Non si sa se Angeli sarà ancora il presidente del DRO l'anno prossimo. Sono attesi tanti tifosi della Triestina. Ed ecco la mia parafrasi. Ancora una partita de balom fra DRO e Triestina, e solo alla fine sa chi che è che tornerà Andrio a Zugar quasi coi puteloti. Il presidente Sdrogio, Loris Angeli. E pensa che narrà tutto bene. El dice che i soputei, i ghe tutti, i testa sulla partita, noi gal pipa cool. Quei che è dentro nelle robe del ballon, noi sa se l'angelo sarà ancora il presidente del DRO. Per sta partita così importante, arriverà al campo sportivo sua oltra, una muccia de zenda a Trieste. E questo lo aggiungo io, allora anche a voi de DRO. Tutti al campo domenica alle tre. Ecco, eh, in questa parafrasi mi preme far notare la parola pipacul. Pipacul è un termine certamente dialettale, ma che non affonda le sue radici nel gran passato del dialetto alto-gardesano. Pipacul è un termine dialettale che nasce in questi ultimi anni. E questo fatto mi fa dire una cosa. Eh, che mi preme evidenziare. Ogni lingua è come un organismo vivente, cioè subisce delle trasformazioni. Una lingua nasce, si trasforma, si trasforma nel senso che alcune parole si perdono, altre parole si trasformano, arrivano altre parole nuove e così va avanti, si spera che non muoia. Il dialetto pensa, penso che con questo andazzo... Temo che vada a morire, l'importante è che qualcuno cerchi di mantenerlo vivo, appunto, ancora eh, nella nostra comunità. Quindi, pipacule è un termine sicuramente che non usavano i nostri vecchi 70, 80 anni fa, è un termine che è nato in questi ultimi anni. Ma mi premeva, appunto, dire che ogni lingua quindi ha una sua trasformazione. Pensate un po' all'italiano: l'italiano nasce nell'Ottocento d.C. Da, da, dal latino, no? E poi si evolve. Pensate, l'italiano di Dante del 1300 non è l'italiano di Machiavelli del 1500 o l'italiano di Carducci del 1800 e non l'italiano di oggi. Questo è per dimostrare che ogni lingua subisse una trasformazione. Bene, detto anche questa particolarità, andiamo ad un terzo comunicato da Riva del Garda. Una rissa è scoppiata ieri sera al parco della Rocca di Riva del Garda. Dalle 20, un gruppetto di vivaci tifosi della Juventus ha simbolicamente occupato la strada per festeggiare lo scudetto, vinto dai bianconeri con bandieroni, potenti petardi e fumogeni. È intervenuta la polizia per evitare che il traffico venisse compromesso in modo irreparabile. Più tardi è scoppiata un'accesa discussione fra Juventini e un gruppo di altri giovani nel parco della stessa Rocca, che è poi degenerata in una vera e propria colluttazione. Quattro i feriti portati al pronto soccorso di Arco. Le indagini della polizia hanno stabilito che il tutto era stato causato da un tifo eccessivo. Ed ecco la mia parafrasi. Pache da orbi ieri sera al parco della Rocca di Riva. Dei putei i festeseva la Juventus perché l'aveva vinto il campionato. Bandere, sciopetae, sighi e fum. E' un bel casino. I carabinieri ieri vai subit perché le macchine le seran ciò dai sulla strada. Tutto finì, ma che? Nei giardini della Rocca, che una brutta bega fra quei della Juventus e altri giovani che non voleva sentir parlare dei bianconeri. Oci neri, sgrifoni, zent feria. Quattro gli è finì all'Ospedale De Arco. Cosa hai detto i carabinieri? A Robert Fratifosi, Sperente che se sia dat tutti da calmada. Ecco, vi faccio notare la parola sciopetae, sul quale mi sono già ritrovato, non su questa parola, ma su queste parole che hanno l'SC. Non sciopetae, ma sciopetae. Allora è necessario separare la S e la C con una linetta, altrimenti si tende a leggere sciopetae. E poi questa parola, sgrifoni, eh, dà proprio l'idea di qualche cosa che affonda le unghie nella pelle. Sono i graffi. Quarta notizia da Varone. È arrivato il no della provincia al quinto anno di maturità presso il centro formativo professionale alberghiero che va invece alla scuola analogo di Tione, che lo potrà così avviare l'anno prossimo. La, la decisione assunta dal presidente Ugo Rossi ha lasciato l'amaro in bocca alla dirigenza della scuola Rivana, così come alle famiglie degli studenti interessati. Quindi dispiacere ed delusione. E sì, che le speranze erano molte, vista la vocazione turistica del territorio alto-gardesano. Si auspica a breve un incontro fra Ugo Rossi e Massimo Malossini, dirigente dell'Istituto di Varone, per un necessario chiarimento. Ecco la mia parafrasi: I gadid de no quei della provincia de Trenta alla scuola alberghiera del Varom, che così non la gavrà il quinto am de scola per essere mauri per orar. Al gran capo della scuola rivana, che parest quasi de in bocca al Medec, tan che le resta mal. Come mai la pensà, noi me la maturità chi arriva dove gavem è mucio de turisti de alberghi puché a tion? Laccia mal rossi e il gadit che narra a Trent per dirgli quel che se merita. Ecco, vi faccio notare in bocca al Medec. Ecco il Medec, ecco la pianta, è l'assenzio, molto amarognola che i nostri vecchi usavano masticare appunto per darsi forza durante i lavori contadini, specie in montagna. Quindi gaverghe, avere in bocca il medec, avere in bocca l'assenzio. E andiamo adesso a notizie meteo. Per questo fine settimana è attesa un po' di variabilità con sole a tratti, soprattutto al mattino, mentre nel pomeriggio saranno possibili alcuni brevi e locali rovesci o temporali, le temperature saranno attorno alla media del periodo o leggermente superiori. Ecco la mia parafrasi. Nando andre al, al detto, se stifel il capel, o che il fa brutto, o che il fa bel, vedigo come sarà domani il tempo. La mattina ne in giro senza ombrella, ma miga tan lontam. disnar attenzion che podria venir zo quattro goze. Tenive ancor quertadi perché non si sa se sarà freddo o kalt. Fena via de mez. Bene, ecco queste sono. Ce ne sarebbero alcune altre, ma i tempi ormai sono, sono andati oltre il lecito. Ecco, questo è un esercizio di parafrasi che vi ho mostrato, che vi ho fatto personalmente, prendendo spunto dalle notizie, in italiano ovviamente, delle, del telegiornale di Telegarda. Per ultimo adesso vado al classico vocabolarietto finale, le solite dieci paroline. Stupal è il turacciolo, pirom la forchetta, slambrot è un pateracchio, una cosa malfatta, ronsegar russare, la carega la sedia e il caregheta l'artigiano delle sedie. La zavata è la ciabatta, ciapim, la molletta, il trapasim, un piccolo catenaccio, bandolot barattolo di latta. Bene, spero che li abbiate scritti sul solito vostro quadernetto. Mi auguro che lo abbiate, eh? lo teniate con cura, lo teniate sempre presente quando arriva questa mia trasmissione. Naturalmente vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato. Spero che sia stato interessante, che vi abbia fatto apprendere qualcosa di nuovo. Vi ringrazio nuovamente, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata e ricordate non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci.